Salve e bentornati sul mio canale. Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, andrò a parlarvi dei libri per l'università e di come io utilizzo questi ultimi. Infatti, una domanda che mi ponete tantissimo è: devo già comprare i libri per l'università ancora prima di iniziare, in maniera tale da averli pronti? Ragazzi, aspettate e vi rispondo subito all'interno di questo video. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e lasciare un mi piace. Condividete inoltre questo video con tutti i vostri amici che frequentano l'università oppure stanno per frequentarla. Allora ragazzi, una domanda davvero gettonatissima è quella dei libri. Infatti molti di voi si vogliono precipitare all'acquisto di libri universitari subito, praticamente prima di iniziare l'università. La mia risposta è: aspettate. Allora, parlo innanzitutto per la mia facoltà ingegneria informatica, ma in generale per le ingegnerie, ho visto che è così, ma per le altre facoltà come lettere eccetera eccetera forse possono servire i libri, non lo so. Quindi qui ho già spoilerato un pochino la cosa, ovvero quello che dal mio punto di vista i libri sono spesso inutili. Infatti, se avete la possibilità di seguire i corsi, anche didattica a distanza, e di prendere dei buoni appunti, i libri sono assolutamente inutili, se non fuorvianti. Infatti io consiglio l'acquisto di libri a persone che magari non riescono a seguire i corsi e hanno bisogno di questi tomi per riuscire a studiare, magari non si trovano molto bene con gli appunti, non riescono a prendere bene appunti. Ma per tutte le persone che hanno dimestichezza con prendere appunti, consiglio assolutamente e vivamente di prenderli quanto più possibile. I libri possono essere utilizzati per integrare per un esame orale e per avere delle curiosità personali. Infatti non dimentichiamoci mai che comunque studiare un esame non significa dare un esame e prendersi il voto, ma significa prenderlo appieno e capirlo. Per esempio, ho voluto prendere, ho apprezzato un sacco il libro di calcolatori elettronici, che era un esame che mi stava particolarmente a cuore, e quindi l'ho apprezzato molto e l'ho letto. Ma per tutte le altre materie, personalmente, mi sono limitato agli appunti dei professori, perché sono davvero davvero esaustivi, soprattutto visto il fatto che sui libri di centinaia e migliaia di pagine a volte non c'è tutto ciò che dicono i professori, e c'è di più, nel senso che magari il professore ha detto una cosa che a lui interessa particolarmente e su quel libro non c'è, anche se ve l'ha consigliato lui, magari su quel libro non c'è, però magari su quel libro trovate tante altre cavolate che il professore non vorrà mai sentirsi dire e che potreste imparare per senza nulla. Quindi andando a leggere solamente un libro non capirete mai qual è l'esame davvero. Quindi io, ragazzi, vi consiglio assolutamente di prendere bene appunti e di comprendere le lezioni, che è la parte più importante. Poi, se iniziati i corsi il professore segue pari pari il libro, allora andate a comprare il libro lì per quell'esame, perché magari al professore interessa particolarmente e quindi vi interessa avere il libro per restare ovviamente a passo. Ma comprarli in maniera prevenuta, prima che inizino i corsi addirittura, è un po' esagerato, visto che la maggior parte dei libri sono comunque su Amazon, vi arrivano il giorno dopo, e quindi non vi preoccupate da questo punto di vista. Se ovviamente avete necessità di comprare i libri, potete ovviamente informarvi sui mercatini dell'usato che spesso trovate su Facebook. Vi invito a cercare le vostre facoltà in maniera tale da riuscire magari a reperire qualcosa di usato. Non so, se non volete spendere comunque la copiosa mole di denaro di un libro universitario, in quanto sono veramente veramente costosi, per questo non consiglio l'acquisto così veramente immediato, perché non sappiamo se servono davvero. Quindi valutate bene l'acquisto, nel caso in cui serva acquistatelo, ma generalmente seguite dagli appunti. Una cosa molto importante è quella delle fotocopie. Spesso va di moda stampare i libri, fare le fotocopie. Io vi consiglio di non farlo, cioè nel senso che è uno spreco di carta e anche violazione di proprietà intellettuale altrui, ma nel caso in cui troviate i PDF, usate quelli per qualche pagina. Se leggete veramente una o due pagine, non lo leggete tutto, magari usate quelli, non stampate libri interi per poi utilizzare solamente una o due pagine, 3, 10. Quindi a quel punto fate così. Spesso alcuni professori magari si hanno scritto dei libri e hanno la buona fede di divulgarli in maniera gratuita, metterli a disposizione per gli studenti in maniera gratuita. Avete anche la possibilità di avere i PDF dei professori, a me spesso è capitato, spesso no, o qualche libro. Comunque in generale vi consiglio di acquistare, dare appunto il riconoscimento intellettuale a chi ha scritto quei libri piuttosto che stamparli, anche se questo mi sa che è più un pippotto di tipo programma craccato, fate quello che vi faccio vedere, ma io non me ne assumo responsabilità. Comunque, nel momento in cui andiamo a studiare da un libro, ovviamente è importantissimo saper discernere quali sono le notizie spiegate a lezione e quali no, e magari quali invece possono essere degli approfondimenti delle cose spiegate a lezione, perché ovviamente non è che se il professore una cosa a lezione non la dice, non la chiede all'esame, magari non l'ha detta però la chiede, e quindi magari era sul libro e fate un piccolo approfondimento. Però certamente se vi va a parlare di A non è che vi va a chiedere Z, al massimo vi chiede B.
perché se non ha spiegato quella cosa ovviamente spesso non la chiede. Quindi ragazzi, io vi do i miei consigli, vi invito a scrivere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se voi utilizzate i libri, se nelle vostre facoltà sono essenziali e nel caso in cui lo fosse fatemi sapere che facoltà fate. Ragazzi, io vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Lasciate un mi piace e condividete questo video. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!